Amici di Artemisium Web TV, siamo al ponte, qui i carri per l'incoronata stanno partendo, saranno in viaggio tutta la notte, ci sono ancora dei fedeli che da tutte le parti della provincia e da tutte le parti d'Italia arriveranno anche a piedi al santuario dell'incoronata per la famosa cavalcata degli angeli domattina. E ci sono qui con noi alcuni dei componenti del comitato incoronata e soprattutto dei giovani, dei ragazzi che hanno deciso da un po' di anni a questa parte, per tradizione familiare ma anche per devozione, per senso religioso, di proseguire la tradizione dei carri. Si tratta di carri allegorici allestiti con scene appunto della cristianità, però con noi c'è anche il signor Saverio Cancellaro, che da molti anni fa parte, è uno dei personaggi storici, uno dei pionieri dell'organizzazione dei carri dell'incoronata. Signor Saverio, da quanti anni i Sant'Agatesi vanno all'incoronata? Oltre 50 anni. Sono oltre 50 anni? Con i carri, poi prima andavamo a piedi, normali, ci mettevamo una 70-80 persone e andavamo a piedi. Ci partivamo la sera e arrivavamo la mattina. Poi dopo abbiamo fatto dei carri e siamo andati con i trattori, i carri futuristici che abbiamo fatto con fiori e tutto. Questi carri come si organizzano? Cioè come si fa? Ci si mette, si allestiscono, li organizza chi? Voi proprio gli agricoltori, no? La popolazione del nostro paese, e come li organizzano, come li allestiscono? Poi all'epoca della mia età, come fanno pure adesso, no? Abbiamo fatto un comitato, praticamente un comitato poi in un'azienda si è costruito questi carri. Prima, diciamo così, abbiamo fatto una cosa così, poi abbiamo fatto il crocifisso, poi dopo la Madonna che abbiamo portato. Insomma, anno per anno abbiamo abbiamo progredito anno per anno. Il signor Vincenzo invece, quest'anno quanti carri ci sono, appunto quanti sono i carri sant'agatesi che sfileranno la cavalcata di domani? Ce ne sono 5, come rappresentazione ci sta il crocifisso, la Madonna, l'amante dei piedi e poi c'è il cantico delle creature in onore a San Francesco, di cui ricorre appunto un anniversario particolare quest'anno. Quindi ci teniamo, anche perché i nostri giovani si impegnano, e sperando sempre che continuiamo sia per un domani, che questo fa parte di Sant'Agata, una cosa veramente bella e soprattutto religiosa. Ormai i carri sono riconoscibili, ragazzi, i carri sant'agatesi, perché ripropongono più o meno anche a livello di fauna, no? Anche a livello di tipo di piante, anche a livello di scene rappresentate, appunto una tradizione che ripercorre ormai la tradizione sant'agatese dell'incoronata. Però voi, diciamo la verità, siete dei giovani, siete dei ragazzi, ognuno con le sue esperienze, con le sue strade, però nel paese, e non solo per tradizione familiare, si sente proprio viva questo tipo di esperienza, però diciamoci la verità, anche un po' faticosa, nel senso che voi ci mettete del tempo, non è una cosa che si organizza in una giornata. Quanto tempo avete messo per allestire questi carri? Dove lo fate? Se soprattutto vi confrontate tra di voi, vi date dei consigli, vi confrontate sull'esito artistico anche? Certo, sicuramente ci sono prima una fase, diciamo, progettuale, pensiamo come farli, che cosa rappresentare, perché ogni anno c'è un tema diverso che ci viene dato dal santuario e quindi dobbiamo adattarci a quel tema. Poi c'è la fase esecutiva, dove andiamo realmente, materialmente ad eseguire i carri in campagna del signor Vincenzo, che ci mette a disposizione tutto, attrezzature, tutto. E poi quest'anno diciamo che ci abbiamo impiegato più di una settimana, visto anche che il tempo è stato inclemente. Oggi è stata una bella giornata, speriamo anche domani. Quest'anno siamo fortunati perché il meteo ci accompagna, però diciamo la verità, voi siete dei giovani belli e forti, voglio dire, lavorate, avete le vostre, siete nel fiore della gioventù, ma è stancante fare questo cammino, arrivare all'incoronata, o forse non è più come invece quando lo si faceva a piedi? Adesso il mezzo agricolo aiuta. Lo facciamo con piacere, non ci stanchiamo. Complimenti ragazzi, portate ancora avanti questa tradizione, rinnovandola sempre nella continuità, e grazie a tutti.
Pregava quel ponte e passò presto un contadino che sull'albero si arrampicò. Si trovò la madre di Dio in un tronco scolpito nel tige, con la tonaca bianca ed un nero, dice d'essere scendeva sul cuore.